Lasciamo perdere. Silenzio. Siamo qua al teatro. Ok. E dobbiamo andarli sopra. Ok, no, quello abbiamo fatto. Quello che volevo era essere felice con la mia donna. Tu non sei mai stato felice con la tua. Sai almeno cos'è la felicità? Che pensiero profondo, pazzo bastardo, ma non ti aiuterà. Come diavolo faccio a sapere se ero felice? Potrei esserlo stato, ma eccoci qui. Bivio, ma Orti, che differenza c'è? Siamo tutti dei flussi elettrici, solo degli uno e degli zero. Lo sanno tutte le prese elettriche. 1, 5, 0, 6, 0, 6, 15. Cos'è? Una specie di codice? Sei stupido. È la data del nuovo concerto, lo sanno tutti, perfino i semplici elettricisti. Un semplice elettricista conosce il codice della porta. Il codice? Com'era? Un momento, il pulsante in alto a destra, o era a sinistra? Quello in basso a sinistra, scommetto, o erano entrambi? Merda, com'era? Ho parlato! Cazzo di crostini! Vivio, ma Orti, che differenza c'è? Siamo tutti dei flussi... Frena, prima gli affari. Di servizio della struttura maggiore, una delle gambe della mia cara Claire si trova sicuramente qui. Era 0615? Come dovrei inserirlo? La password non sembra essere affatto una password.
Non mi inganni di nuovo, sei mio, stronzetto. Sentito, coglione? La festa è finita! Eccoti qui. Sempre col fiato sul collo. Dov'è lei? Larissa, dici? Beh, lei ormai mi ha lasciata. Non so dove possa essere, forse è morta. Molotov, invece, non ha creduto a Sechenov, vero? Molotov è morto! Allora torna tutto. Tutto cosa? Il collettivo verrà attivato e sarà la fine di ogni cosa. Che cosa? Che c'è di male a controllare i robot con la mente? Hai creato tu quel sistema, coglione! Però io non avevo la minima idea di come volessi utilizzarlo, Sechenov. Però almeno lui non voleva ammazzare nessuno. Ah, ma davvero? E tu gli credi anche? E allora perché dei pacifici robot hanno iniziato a fare a pezzi le persone? Perché tu li hai riprogrammati, ecco perché! Stai scherzando? Ma quanto sei stupido! Hai anche la benché minima idea di quanto tempo sia necessario per scrivere un algoritmo funzionale per un singolo robot? Qui abbiamo decine di modelli. Quindi? Ve lo spiego. La modalità combattimento è stata programmata durante la fase iniziale del progetto. Certo, nessuno pensava che sarebbe stata attivata nell'Unione Sovietica e questa è tutta colpa mia! Ma posso assicurarti che i piani di Sechenov vanno ben oltre. Vanno ben oltre tutto questo! Quell'uomo deve essere fermato! Stronzate! Sono stanco di questa merda! Ora mi direi come disattivare la modalità combattimento dei robot! Mi spiace, ma non succederà. Ah, invece... Ormai è già tutto in funzione. Fermo! Questo sarebbe dovuto essere... Ora basta! Un giorno speciale per noi. Volevo chiederle di sposarmi subito dopo il lancio del collective. E sarebbe stato così simbolico farlo proprio in questo teatro. Ehi, le mani! Da questo alla risa. Trea Celomei, rispondete. Era ora. Ce l'hai, Victor? Petrov si è suicidato in modo molto creativo. Non sono riuscito a fermarlo. Maledizione! La sua testa è intatta? Sì, ce l'ho davanti. Tieni la testa al sicuro, P3. Ti invierò un contenitore speciale. Mettila lì dentro e il resto verrà fatto in automatico. Sbagliato. Il trenso. E l'autobus. Non ti abbandonerà. E l'autobus. Non ti abbandonerà.
Signore e signori, vi diamo il benvenuto al più grande spettacolo sulla Terra. Oggi proponiamo il debutto di un nuovo astro nascente. Vi preghiamo di scusarci se l'esibizione non è perfetta. La signorina è piuttosto timida, ma imparerà presto a stuzzicare la vostra fantasia. Non c'è nulla di male se vi provoca un po', vero? Con mio grande piacere vi presento la splendida, deliziosa Natasha!
silenzio per un po', ok? Sergei, hai perquisito il corpo di Petrov, ragazzo mio? Hai trovato qualche anello d'oro? No, signore. Petrov non aveva nulla. Molto bene. Fai rapporto al complesso Pavlov immediatamente. Sì, signore. Ci vado subito. Qual è il tuo stato a il mio problema offre in offre il mio terminale. No, con Melli. Quei no, compagno maggiore. Su. Dati ogni volta che li si indossa. Un anello può essere tolto e rimesso senza problemi. Deve esserci di più. Gli Stati Uniti continuano a introdurre sanzioni contro i nostri robot civili. Perché? Sospettano qualcosa? È chiaro che il governo degli Stati Uniti sospetta qualcosa. Beh, il loro lavoro è preoccuparsi della sicurezza del paese. Ma non hanno prove concrete, quindi non possono dimostrare nulla, giusto? Sì, è il motivo per cui Petrov ha provocato il malfunzionamento. Giusto, voleva dimostrare al mondo che i nostri robot civili hanno una modalità combattimento perfetto. Ma gli americani non lo sanno. Perché le sanzioni? Il governo americano sta usando le sanzioni per trovare un punto d'incontro tra i bisogni dei capitalisti e il malcontento della classe operaia. Vuoi dire che i lavoratori americani vogliono mettere al bando i robot per non perdere il posto di lavoro, mentre i capitalisti vogliono più robot per liberarsi una volta per tutte dagli operai? Corretto. Il governo americano subisce pressioni da entrambe le parti. Ecco il perché delle sanzioni moderate che non mettono i robot al bando. Si limitano a regolare le quote di importazione. E perché all'Unione Sovietica dovrebbe interessare? Che importa se gli americani ci sanzionano? Sono loro stessi a impedire l'eliminazione della classe operaia. Noi siamo dalla parte della classe operaia. Più restrizioni impongono sull'impiego dei robot, meno esemplari occuperanno punti strategici del governo americano al lancio del Collective. Quindi il governo sovietico vuole il maggior numero possibile di robot civili negli Stati Uniti quando attiverà la modalità combattimento. In questo modo sarà più semplice conquistare il paese. Devo ammetterlo, è piuttosto sensato. L'autolisi inizia approssimativamente dai 7 ai 10. Charles, cos'è questo posto? Voglio dire, a cosa serve questo complesso? Il complesso Pavlov è all'origine di tutte le innovazioni biologiche della struttura 3826. Dalla creazione di nuove specie di animali da allevamento allo sviluppo di tecnologie per l'esplorazione spaziale. Spaziale? Quindi costruiscono qui i rover lunari, non a Cholomei? L'esplorazione spaziale va oltre i veicoli. Certo, sono necessari per un'astronave un rover, e poi? Cosa accade quando gli umani raggiungono il pianeta rosso? Creano animali adatti a Marte? Sì, tra le altre cose. Oltre a sviluppare nuove specie di animali idonee alle condizioni marziane, la scienza sovietica cerca soluzioni che favoriscono la vita umana su Marte. Ci faranno crescere le branchie per nuotare in oceani gassosi? Gli oceani gassosi sono su gioco. Marte è caratterizzato da basse temperature e uragani locali. Ma hai ragione.
Le potenzialità della tua specie devono ancora essere studiate. Perciò le ultime innovazioni mediche e i nuovi sistemi di supporto vitale provengono da qui. Esatto, compagno maggiore. Così tanti geni hanno lavorato qui per il bene dell'umanità. E ora sono tutti morti. Maggiore, in base alle tue esperienze professionali e personali, i nostri robot civili in modalità combattimento riusciranno a completare il progetto Atomic Art? Sì, senza problemi. Se ci fossero abbastanza robot in basi militari, quartier generali e siti di lancio e nessuno si aspettasse un attacco, potrebbero cogliere l'esercito americano alla sprovvista, proprio come è accaduto al nostro. È davvero Fenrir, il mondo si è appena ripreso da una guerra e ora un'altra incombe. Beh, non è così male se ci pensi. Cosa intendi? Se Sechenov e il Politburo vogliono conquistare gli Stati Uniti e il mondo intero, non affronteranno perciò i timori. Ah, le operazioni militari provocano vittime civili. Lo sai bene. Se i robot sono programmati per non uccidere i civili, non li attaccheranno. Sei un robot, Charles, dovresti saperlo. Sono un robot? In un certo senso, hai ragione. Un guanto robot? Cosa? I guanti di polimeri non prendono ordini dal collettivo? Dipende da un fatto. Alcuni lo fanno. Altri possono obbedire solo a chi li indossa. Ma sto divagando. I robot civili riceveranno l'ordine di attivazione della modalità combattimento dal collettivo e chiunque sia incaricato di deciderne le direttive potrà comandare qualsiasi uccisione desideri. Perché uccidere i civili? Sono comuni lavoratori, contadini, scienziati. È questo il motivo per cui vogliono gli anelli. Quale sarebbe? Le persone possono togliere il dispositivo pensiero e scollegarsi dal collettivo, ma i robot no, vero? Significa che la loro domestica robot riporterà il loro culo nel collettivo all'istante. Vogliono gli anelli per i propri robot, in modo che prendano ordini solo da loro. Corretto.